Ciao a tutti ragazzi, qui Zetebu Jackson e quest'oggi siamo tornati con un video abbastanza diverso dal solito. Sono qua per proporvi un'iniziativa creata da Seekwolf, ragazzi vi lascerò il suo link in descrizione. E praticamente ragazzi coinvolge tutti gli youtuber che trattino un pochino proprio minimo di calcio, va benissimo anche FIFA sul canale. Lo scopo di questi video sarà appunto provare a dare un'idea personale di come sarà la classifica alla fine dell'anno prossimo. Prima di iniziare il video ragazzi vi voglio dire di inviarmi più meme possibili su Instagram, perché ragazzi quelle che mi piacciono le pubblico sulle stories e appunto sono, devono essere meme inerenti a questo argomento, inerenti appunto al calcio. Comunque io nomino Talox e Justice per fare lo stesso video, quindi ragazzi è una propaganda iniziata da Seekwolf, però andate a dire anche a Talox e Justice di guardare questo video, così almeno che anche loro possono accettare il mio invito. Adesso ragazzi mi aiuterò un attimino guardando diretta.it dove ci sono tutte le squadre e vi farò un breve backup secondo me. Vi preannuncio subito che sarò il più obiettivo possibile, quindi non farò per nulla preferenze. Comunque, la classifica di Serie A vedrà una grande lotta quest'anno. Tutte le squadre si sono rafforzate, il Milan ha fatto una super campagna acquisti, la Fiorentina invece ha perso molto. Comunque il Napoli è stato sempre con gli stessi giocatori, l'intesa c'è ed era un'intesa che faceva molto molto bene l'anno scorso. L'Inter vuole il riscatto, la Roma vuole qualcosina in più e secondo me la classifica finale sarà proprio questa. La Juve riuscirà a vincere il settimo scudetto di fila. È una cosa davvero difficile, però secondo me la Juve farà come l'anno scorso o due anni fa, non mi ricordo bene, quando appunto aveva iniziato molto male, perché questa Juve, almeno nelle cose prestagionali, non è che stia brillando tanto. Però ha tantissimi giocatori, penso che se Douglas Costa si trovi bene un attimino, poi è un giocatore appunto top player, magari Bernardeschi potrebbe essere un crack finale, quindi potrebbe essere però anche un crack in negativo, però vabbè, queste cose sono dettagli. La Juve secondo me si classificherà ancora prima. Al secondo posto troveremo ancora il Napoli, Napoli appunto stellare, che secondo me riuscirà a arrivare addirittura al secondo posto. Sicuramente farà qualche acquisto anche al mercato di gennaio, perché noi qua stiamo vedendo la classifica finale, però il Napoli sarà in buonissime condizioni per arrivare secondo. Al terzo posto vi dico il Milan. Milan perché? Perché ha fatto una campagna acquisti veramente eccezionale, però magari qualcuno si aspettava il Milan primo, però ragazzi non basta soltanto una buona campagna acquisti, ci sta, magari il Milan fra un paio d'anni la vince la Serie A, però adesso i giocatori comunque devono ancora ambientarsi e tutto, capisco che sia comunque poco per una squadra così, però ragazzi fidatevi che stare dietro a Napoli e Juve è già tanto, perché sono due squadre ora come ora veramente troppo forti. Al quarto posto ci sarà la Roma. Roma che ha bisogno disperato di un'ala destra, si sta parlando di Mares da tipo un anno, no vabbè non da un anno però da un bel po', e sicuramente secondo me riuscirà a prenderlo. E ragazzi il quarto posto per la Roma sembra un po' poco, però ha lo stesso motivo del Milan, cioè davanti squadre più forti. E poi secondo me ragazzi la Roma con Di Francesco non è la stessa Roma di Spalletti, però sono pareri personali. Al quinto posto ragazzi ci sarà la Lazio. Lazio che nello scorso campionato ha fatto un gran bene, secondo me riuscirà a ripetersi, perché ha comprato anche nuovi innesti. Io spero per la Lazio che non venga venduto Keita Baldé, perché comunque è veramente forte e vitale per la Lazio, perché Keita e Immobile sono una coppia veramente unica. E secondo me la Lazio può far molto bene, ci spero io sulla Lazio quest'anno. Al sesto posto troviamo l'Atalanta. I bergamaschi riusciranno a fare un buonissimo campionato secondo me, perché hanno veramente una città intera dalla loro parte e Papu Gomez che li potrà continuare a far sognare. Il Torino del Gallo Belotti, che secondo me non andrà da nessuna parte, solo che quest'anno il Torino diciamo che sì, si è molto rinforzato, però Belotti secondo me non si ripeterà come l'anno scorso, farà tipo massimo 15 gol, però diciamo che ancora non è proprio l'anno del Torino, quell'anno che teneva quarto. All'ottavo posto vi voglio dire questa bomba, perché secondo me ragazzi all'ottavo posto ci sarà il Chievo Verona. Il Chievo Verona, non so perché, ma io mi sento che questo sia l'anno del Chievo. Cioè si è comprato Gaudino a centrocampo, ha fatto un po' di acquisti, ha una squadra che gira sempre bene, ha una squadra appunto calma, senza fare troppi scandali, e secondo me potrà fare molto bene quest'anno. Subito dopo io direi che ci sia la Fiorentina, perché comunque è sempre la Fiorentina, e poi il classico listone di tutte le altre squadre che alla fine sono sempre lì, una sale di un punticino, una scende un altro punticino. Vi dico soltanto le tre
retrocesse dell'anno prossimo, secondo me. Ultima, penso che arrivi il Benevento. Penultima, la SPAL. E terz'ultimo, il Crotone. Secondo me queste tre sono le squadre che andranno in Serie B. L'Hellas Verona, secondo me, si riuscirà a salvare, perché l'Hellas Verona ha una squadra veramente importante, cioè dei giocatori pazzeschi. Comunque, questo qua era il mio video, ringrazio ancora Sequolf per avermi nominato, e come vi ho già detto all'inizio video, io nomino Justice e Dalox. Lasciate un mi piace, condividete il video e guardate il video XL di carriera che è uscito ieri a mezzanotte, e oggi alle 19 stasera ne uscirà un altro, quindi buona visione.